distillatore. Cioè, mentre nel vino... Sì, 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 ma tanto... Poi non lo so se tu sei d'accordo con me o gli altri sono d'accordo con me. Però mentre nel vino può anche dire ho bevuto un vino di Nebbiolo, ho bevuto un Chianti, ho bevuto... Sulle grappe ancora. Io una differenza non ce l'ho trovata. Perché mi può capitare di bere una cattiva grappa di un certo vitigno e una buona grappa di uno che magari l'ho assaggiato un altro tipo che era buono, che è anche un solito vitigno, mi può capitare. Il distillatore la fa male, il distillatore la fa bene. Quindi quando uno va a chiedere è difficile, secondo me è più difficile del vino. Perché uno ha meno riferimenti. L'unico riferimento neanche il processo tecnico. No, conta anche quanto la vuoi fare buona grappa. Cioè, per esempio, conta la materia prima. La materia prima deve arrivare fresca, no? Cioè le vinacce di Brunello. Esatto. Un conto è se le spedisco, arrivano dopo 3-4 giorni, arrivano in distilleria, il distillatore le sì, vabbè, ora la distillo, domani non c'ho tempo. Un conto è il produttore che se le mette in macchina, monta in autostrada. La mattina pressa le vinacce e la sera sta lì a guardare il distillatore che fa le cotte. Chiaramente il risultato, le base di partenza può essere anche l'uva più pregiata, ma fatta nell'altro modo viene una grappa imbevibile. E l'uva può essere tremenda, ma curata in quel modo viene una grappa di un livello eccezionale. Quindi le variabili sono completamente diverse del vino. Quindi le grappe anche più blasonate, eccetera, se poi non hanno... Per esempio a noi mi è capitato spesso trovare delle grappe con un bel nome che però non, di qualità non sono, semplicemente perché tanto le vinacce avanzano a tutti i produttori di vino, quindi in qualche modo devono farle, quindi a loro gliele pagano un tot, quindi c'è chi non vede l'ora di levarsene di torno. No, ma poi la legge impone al produttore di vino di conferire le vinacce alla distilleria, cioè c'è proprio un obbligo di legge. E che questo obbligo di legge è stato poi una cosa favorevole ai fini della grappa, perché hanno dato il pulso alla produzione. È diventato obbligatorio. E poi ci fanno il vino. È obbligatorio. Sì, se no ci fanno il vino. È obbligatorio, ma dal 97 da quella legge che si è visto. È obbligatorio per chi fa il vino conferire le vinacce alle distillerie. Cioè devono proprio, c'è la bolla d'accompagnamento, cioè c'è il registro, cioè devono, è proprio obbligatorio. Allora, cosa succede? Che quelli, come diceva lui, che hanno più cura e ci tengono ad avere un prodotto buono, curano le vinacce bene, le portano subito. Altri gli potrebbe fregare di meno, la lasciano, la buttano nel campo, la lasciano lì, basta un giorno o due, piglia d'aceto, a quel punto tu puoi avere anche una grappa di Brunello super con l'etichetta, ma se stai nel campo una settimana c'hai l'acido acetico puro, cioè non c'hai più la grappa, c'hai l'acetato di etile che ti brucia il naso. Ecco perché secondo me è un po' difficile, è un po' difficile andare sulle etichette.